Allora, vediamo in Arcadia come procedere ed eseguire quello che è una modifica di un muro. I muri, allora, già abbiamo visto, è possibile appunto andare a inserire quello che è un muro continuo, un muro singolo, quel che sia, e poterlo quindi inserire all'interno, del nostro progetto. Ovviamente andando nelle proprietà del muro, quindi clicchiamo ad esempio un muro, possiamo andare nelle proprietà e andare a gestire quelle che sono le informazioni legate alla rappresentazione grafica, alla stratigrafia del muro stesso. Questo mi dà la possibilità quindi poi anche di salvare dei profili preset di muro già personalizzati e conservarli all'interno della mia libreria. Può capitare a volte che però una volta inserito questo, il muro, io debba comunque procedere ad eseguire delle modifiche sul muro stesso. Quindi innanzitutto cliccando l'informazione del muro, io posso sull'oggetto muro, posso innanzitutto vedere queste due icone nella finestra anteprima di proprietà di gestione allunga e corcio muro o dividi muro. Questo permette quindi di invertire quello che è il senso, vedete, io adesso l'ho cliccato e vedete la freccia adesso è andata dall'altro lato. Fatemi un attimo spostare anche quello che è la tabella della stanza, così si vede anche meglio quello che è la rappresentazione, quindi dell'orientamento del muro. Qui ad esempio stiamo lavorando sul piano terra, spegniamo il piano primo, così almeno abbiamo la visibilità della finestra. Ok, piano terra, va bene. In questo modo abbiamo, quindi eccolo qui, vedete, si vede bene quello correttamente. Può capitare anche di dover procedere quindi a fare delle modifiche, dividere il muro o, secondo un riferimento ben preciso, oppure andare a accorciare e allungare il muro mantenendo quella direzione. Quindi allunga e accorcia muro, mi chiede quale lato io voglio andare a accorciare il mio muro, lo seleziono e vedete qui si è automaticamente, mantenendo quello che è l'orientamento del muro, accorciato e allungato. Posso utilizzare anche un'altra funzione che è quella funzione estendi fino a questo muro. Se io seleziono di fatto questo muro e faccio estendi, ok, posso selezionare il muro di prossimità per poterlo poi agganciare. Vedete, si è agganciato e si è steso in automatico. Andiamo a seguire quello che è ad esempio un accorciare questo muro a questo muro, cioè dipende, io posso ridurlo se ho un muro qui di riferimento, eccolo qua, vediamo un po', accorcia fino a questo muro, seleziono questo e non è successo nulla perché ovviamente il muro non è agganciato. Andiamo a ripetere l'operazione, muro continuo, per esempio, io allungo questo. Quindi seleziono questo, faccio accorcia muro, questo muro me lo devi accorciare. Vedete? Adesso mi ha rappresentato quello che è mi ha adattato questo il muro, prendendo come riferimento questo qui che avevo selezionato. Se ad esempio voglio andare a voglio andare appunto a tagliare un muro rispetto a un determinato elemento, quindi adesso andiamo a disegnare una linea, ok, questa è la mia linea di taglio, e adesso voglio tagliare questo oggetto muro, quindi vado ad eseguire questa funzione taglia, ecco qua, dividi muro, quindi in questo modo vedete io mi aggancio col grip. In questo punto apparentemente sembra che non sia successo nulla, ma in realtà se adesso vado a selezionare, vedete il muro è tagliato, vedete si è creato quindi quello che è una porzione e quindi io vado ad eliminare. Quindi in questo modo ho la possibilità di avere la gestione quindi di modifica del muro. In modo ovviamente quindi quando andiamo a gestire quello che è la copertura, perché ci troviamo all'ultimo piano, ovviamente io posso tagliare il muro rispetto alla mia copertura.